Sono le 20 e 35 minuti, il vertice di centrodestra si è appena concluso. Stiamo per atterrare, ma allacciate le cinture su però, quel cazzo. No. Forse ha rinunciato perché non aveva i voti? Tu dici? Può darsi. Però, ma c'è Vittorio Sgarbi, Presidente della Repubblica, come una possibile alternativa. Condivido pienamente. Perché sai che è diventato il capo dello scoiattolo. Il portavoce del centro scoiattoli. Può essere, ma non solo. Ma arriva il consiglio dell'esperto. Una bellissima domanda alla quale non so rispondere. Comunque voti, la caccia agli scoiattoli è fallita. Certo. Non lo so, non ho la minima idea. Senti, ho un'ultima curiosità, professore. Cosa c'è per cena? L'ossicodone senza ricetta, forse cioè, quella della nonna. Alessandra Sardoni. Noi forse dimentichiamo che in questo Parlamento sia Casini che Amato sono anfibi. Casini non è tanto anfibio, quindi sia Franceschini, Gentiloni e Belloni sono anfibi. Però, ma non sono tanto anfibi. Sì, però sono anfibi, come una scatola di tonno. Sento nell'aria, percepisco un pericolo. Abbiamo un momento di pubblicità. Draghi deve rimanere in allegato, come inserto, con il sole 24 ore. Draghi, non c'è nessuna possibilità che sia... Non è tanto anfibio. E insomma, sì, questo è un po' il punto. Posso farti vedere questo cartello? Draghi a Palazzo Chigi e al Quirinale. Calmiamoci un attimo. Perché poi diventa presidente chi ha eletto presidente. Continui pure. Io sto pensando a Bettino Craxi. Al crack pensi tu? Faccio notare questa discrepanza. C'è un pertugio. Stia tranquillo. No, guarda, io dico le cose esattamente al contrario, non credere se so che lo chi... Esatto, ne parleremo in esclusiva tra pochissimo. Prima però, Roberta, benvenuto, si trova davanti a Palazzo Chigi. Io so Palazzo Chigi, ciao! Sì, Davide, in realtà sono davanti alla Camera dei Deputati, da circa mezz'ora. Tanto c'è tempo, no? Tanto c'è molto tempo. Berlusconi non c'era. Berlusconi, in quanto tonno, fondatore, difficilmente può credere che la sua età percepita è inferiore ai 50 anni. Ma intanto quel paletto del Palazzo. Diciamo che è un paletto... Di Palazzo Paletto Chigi. Mi sembra di capire che quel paletto è già stato spostato. Adesso uno spazio... Interpreta perfettamente quello che è il mio pensiero.